alla ricerca del denaro perduto, and ombrello inglese, perché questa mattina sono stato dalle 6 sin verso le 10 nel bar dei cinesi di Volta Mantovana e la televisione di primo mattino trasmetteva di nuovo la notizia dei prestiti andati in fumo, no? Di tutti i risparmiatori che avevano perso i loro soldi, perché lo sapete perché. E io ho detto lì, ho detto ad alta voce, c'erano anche gli avventori, ho detto, beh, ma adesso i soldi glieli devono restituire, no? E qualcuno mi ha risposto, no, non gli restituiscono niente. Io ho detto, ho obiettato, ma come? Come non glieli restituiscono? E questi sono risparmiatori onesti. Un altro mi ha detto no, hanno fatto bene a fregarglieli. E io tutto sconsolato, poi me ne sono tornato alla mia postazione. Però ho pensato, il dialogo ovviamente si è svolto in dialetto mantovano, che sia chiaro, ma io qua parlo in lingua italiana, così mi capite. Io mi sono detto, ma allora, se io fossi, anziché essere qua al bar dei cinesi di Volta Mantovana nella Valle Padana, fossi al bar Malù a Roma, al bar Malù alla Garbatella, dove presto ci andrò di nuovo, e gli avventori mi avrebbero risposto alla maniera romana, cioè i soldi, scusate il termine, io sono una persona fine e non mi piace dire certe cose, ma i romani mi avrebbero risposto così, mi avrebbero risposto. Sì, i soldi glieli restituiscono col cazzo, così dicono i romani, col cazzo. E io ho pensato allora che qualcun altro più raffinato, avrebbe potuto anche fare il gesto dell'ombrello cinese, dell'ombrello inglese. Lo conoscete voi? Il gesto dell'ombrello inglese, io non lo posso fare perché sono una persona fine. Io sono una persona fine. Vedete, adesso c'è anche la mia storia della filosofia. Uno, quando ha scritto un'opera come questa, la mia storia della filosofia, non li può fare certi gesti. Ma voi lo sapete, vero, cos'è l'ombrello inglese? Lo sapete, vero, che cos'è l'ombrello inglese, il gesto dell'ombrello inglese? Ah, beh, circa il titolo, Alla ricerca del denaro perduto è una perifrasi o parafrasi della grande opera dell'intellettuale francese Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto. È un mattone grosso così, capito? Un mattone grosso così. Vabbè, cari amici, qua mi fermo, alla ricerca del denaro perduto e l'ombrello inglese. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.